venire qua da Fiammano. Ah sì, ma qui dove siamo? Eh? Cartasegna. Cartasegna. Mi raccomando. No, ma voi siete originari di Cartasegna, no? Sì, sì. Eh sì. Beh, no, dopo 60 anni credo di essere ormai. Grandisce. Allora, qui a Cartasegna abbiamo anche le orchidee selvatiche. Capito. Cosa state preparando? Stiamo preparando pasta e fagioli. Pasta e fagioli.
Siamo a Cartasegna, frazione del comune di Carrega Ligure, comune che ha vinto un bando europeo dedicato ai borghi storici al di sotto dei 5.000 abitanti. Io sono Laura Parodi, sono progettista assieme a Silvia Berrini, e il sindaco Luca Silvestri, la giunta e molti altri partner. E è un bando che per la Val Borbera è molto importante perché è dedicato al ripopolamento della valle, a riportare le persone, a creare posti di lavoro, quindi un obiettivo ambizioso, molto ambizioso. Oggi è il primo appuntamento, siamo a Cartasegna e questi paesi sono bellissimi, è una valle veramente bella che invitiamo tutti a venire a scoprire. Creeremo alberghi diffusi attraverso la ristrutturazione di 6 case rurali, museo diffuso, il festival, questo festival Appennino Futuro Remoto, che è il nome anche del progetto con cui è stato vinto il bando, e poi ci saranno dei convegni, delle conferenze, delle masterclass di strumenti. E il festival fra l'altro prevede anche come, non il festival, tutto il progetto ha come protagonisti gli abitanti dei paesi. Gli abitanti devono essere assolutamente i protagonisti perché sono coloro l'espressione proprio di cosa vuol dire abitare una valle così, cosa vuol dire amarla, cosa vuol dire avere questo senso di appartenenza e invitarla a scoprire. Ogni evento ha abbinato un'escursione con guide professioniste, perché i boschi, la montagna, l'Appennino sono come il mare, sono bellissimi, ma bisogna conoscerli. Bike, quindi Borbera Ambiente per le escursioni e Bike Borbera per quanto riguarda i percorsi in bicicletta. E poi tutti gli abitanti, le frazioni che sono 11, hanno dei volontari che mandano avanti chi le provoca, chi il circolo api come questo, e soprattutto per Cartasegna, che è l'inizio proprio che dal via a questo festival, noi abbiamo cominciato a lavorare in inverno, incontrandoli, ci hanno raccontato le loro storie, ci hanno raccontato il paese, e oggi con Mauro Bozzini e Simonetta Alvarino ci sarà questa visita guidata del paese per raccontarlo, una narrazione del paese, di cosa si faceva, di cosa si fa, di quali sono le caratteristiche. E poi ci saranno Stefano Valla e Daniele Scurati con Pifer Fisarmonica, perché un'altra caratteristica del progetto sono le valorizzazioni delle tradizioni che sono ancora molto molto sentite. Qui siamo in territorio di 4 province, quindi dal punto di vista etnomusicologico molto molto significative. E infatti avremo anche il canto a cappella oggi con i cantori dell'Oltrepò e con il gruppo Spontaneo Trallallero, che oltre a essere gruppo di canto popolare di cui mi onoro di far parte, è anche partner principale di questo progetto. Più tardi arriverà il sindaco Luca Silvestri. Verranno a piedi perché per via della presenza di una frana che divide le frazioni purtroppo da un po' di tempo, allora dal paese di Comio ci raggiungeranno a piedi come si faceva anticamente. Un altro punto importante è il lavoro che facciamo nelle scuole. Abbiamo iniziato a settembre con la scuola di Rocchetta Ligure a fare degli incontri laboratorio sull'esplorazione del territorio, per poi portarli fuori all'aperto e oltre a farglielo conoscere, insegnargli a scoprirlo, a come orientarsi. E quindi è tutto un lavoro molto, un progetto ambiziosissimo che vedrà molte azioni, fra cui anche la ristrutturazione di trovoli abbeveratoi per la creazione di un nuovo percorso, che è il percorso dedicato all'acqua, perché qua l'acqua è molto importante. Infatti ci sono due mulini, il mulino di Maggioncalda ristrutturato nel 2019 e il mulino di Berga che sono attivi. Quindi ci saranno anche delle escursioni per i 9 di agosto. Saremo a Maggioncalda, dove era messo in funzione il mulino, ci sarà la macinazione della farina, laboratorio di panificazione, quindi molti 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 eventi. Avremo un ospite assieme a tutti gli artisti
che abbiamo invitato speciale, che è Maurizio Lastrico, il 22 luglio a Carrega Ligure nell'area di Prato Cusano, e artisti strepitosi, musicali, però non voglio svelarvi tutto perché dovete venire a conoscere il territorio. Abbiamo un sito www.appenninofuturoremoto.it, la pagina Facebook, e in questo sito c'è anche una call per chi volesse fare il volontario con noi, cioè lavorare con noi. L'importanza di questo progetto è che già adesso stanno lavorando, quindi stanno già lavorando dei giovani e molte donne, e quindi questa è la cosa importante. Dalla grafica alla social media, insomma, segreteria organizzativa, quindi già qualcuno sta lavorando, e è questo che vogliamo fare, quindi far scoprire posti bellissimi che possono essere vissuti anche durante l'anno. Quindi venite, sosteneteci, Appennino Futuro Remoto, grazie. Allora partite da qui, dalla chiesa, e girate per il paese. Esatto. A raccontare il paese. Sì, facciamo i turisti per casa. Ah. Perché un giro, di solito di posti che si conosce, o comunque anche per gli stessi abitanti del paese, per raccontare la storia del paese, i luoghi che per gli abitanti sono significativi, e anche aneddoti e storia. Sì, no, lì dicevano, io ho letto che qui era passato Annibale, no? Che sì. Il nome risale a Cartagine, no? Cartagena. Cartagena, oppure c'è anche un'altra versione, quella che durante quell'inverno lui appunto venne su da queste parti. Da un lato c'era il l'esima, che pare venga, si chiama così perché lui ci andò, Annibale arrivò lì sopra proprio con una mano ferita, quindi mano lesa, l'esima, eccetera. E poi invece, riguardo al nome proprio di Cartagena, sempre Annibal, pare che una volta appunto scivolando sulla neve ghiacciata si arrabbiò, e quindi disse: oh, che freddo che fa in questo posto, mia tiga roba, bisogna che mau marco che mau segno in scia carta questo paese. E allora da lì segno carta, carta segna, ecco lì, capito? Ho capito. Sì, Annibale ha segnato questo. Un'altra volta? Quella, ciao! Ciao! E quando arrivano tutti i ragazzi, qualcosa sì. Che strada avete fatto voi? Niente, sì. Noi siamo partiti da Cegni, abbiamo fatto anche lì c'è la strada Franata, perciò abbiamo dovuto fare il giro di Casale Stafora, siamo arrivati su Capanne di Cosola, siamo scesi e abbiamo preso il video e poi niente, questa strada. Certo. La porta qua. Sì, te la sono aperto. Noi ci fermiamo quando la gente. Vanno per conto loro. Sì, ma una volta che dobbiamo andare, adesso qui per parlare ci fermiamo. Thank you.
fatto? Qui c'è il gruppo Oltre Po, eh? Questo sì, i canterini dell'Oltre Po. Fa un po' di verbo. Tiralo fuori, eh! Thank you.
giornata che speriamo sia di festa per tutti, una giornata voluta dai cartaseniesi, voluta da Carrega, voluta anche da voi che siete qua. E niente, voglio sperare che anche per voi sia una, ci siano le emozioni che io sto già provando, ok? A questo punto niente, passo a Laura Parodi che sicuramente sa parlare meglio di me. Grazie, grazie a tutti. Con cui il Comune di Carrega ha vinto il bando europeo, siamo qui perché gli abitanti devono essere assolutamente i protagonisti. Poi il progetto, l'obiettivo del progetto è di riportare gente in valle, di far lavorare e di, laddove si può, recuperare quello che si può recuperare per restituirlo. Elia Crosetti, Luca D'Alessandro, quindi siamo sotto i 30, non io chiaramente, io poi con... Poi vi racconterò un progetto che è molto ampio. Andate a visitare il sito www.appenninofuturoremoto.it, la pagina Facebook, che ha come progetto, però molto articolato, è proiettato... al fatto che i paesi si spopolano fuori dalle prime due settimane di agosto e quelli che rimangono sono sempre 4-5 persone. È bello fare eventi fuori dal periodo estivo per poter far rivivere i paesi anche tutto il resto dell'anno, diciamo. Sono importanti questi eventi anche per far vedere che comunque il territorio è unito, siamo tutti insieme. Un segno lo è il gruppo di Cogno, in cui io faccio parte, che è venuto a piedi per venire all'evento. Anche far vedere che siamo tutti uniti e siamo tutti parte dello stesso territorio, perché in realtà sono le stesse in tutti i vari paesi, diciamo. Quindi niente, grazie ancora al paese, ringrazio anche Laura per quello che sta organizzando dei bei eventi e un grazie a tutto il resto dell'amministrazione della giunta che comunque sta facendo un grosso lavoro volontario per portare avanti questi progetti e tante altre cose che ci sono da seguire come con il nostro territorio vasto che abbiamo. Basta, parlate già fin troppo. I due musicisti che suoneranno per le danze oggi, quindi grazie di questa. Il sole dietro ai monti è tramontato.
italiani dichiarata segna di essere una cappella votiva ad onore di San Rocco. Sui muri laterali interni ad essa leggono le seguenti iscrizioni. Il colera, anche chiamato morto, ci deve poche ore al massimo di 20 giorni. Per quella che si chiama oggi socialità. Come primo luogo per stare insieme troviamo la stalla, dove nelle giornate di festa si poteva anche suonare la fisarmonica ed il piffero. Mauro, cosa ci racconti di questa stalla? Tanto questa è l'ultima stalla in uso a Cartasegna. Fiorentino nei primi anni 2000 è stata chiusa.
Lui e i suoi fratelli, tra cui Gaspare, che è là che si nasconde. Bravo Gaspare! No? Quindi le ultime ore o si passavano nella stalla, perché c'era anche caldo all'interno, o nelle cantine. Nella stalla ci sono gli animali, e, tra cui il mulo, l'asino, a Cartasegna, Carega, il cavallo forse era un po' fragile per i territori. E quindi niente, c'era il mulo e gli asini. E hanno accompagnato un po' la vita delle persone di questi posti. Intanto era un mezzo di locomozione, un mezzo di lavoro. Qua abbiamo delle bardelle che sono delle selle utilizzate, qua sono un pochino più comode della sella inglese, vagamente simile alla sella western, se andiamo a vedere. E poi niente, poi ci sono là i sottocoda che sono prettamente da festa, perché vedete c'è peli di tasso, le borchie, qualche specchietto, quindi facevano parte anche queste della festa. E poi i vari finimenti, le briglie, scossà sempre per la festa, scossà si mettevano davanti al cavallo, al mulo, e poi per le mosche soprattutto servivano. I campanelli, sempre con le code di cavallo e niente, questo era. Ma a volte erano stalle dismesse dove conservare formaggi, granagli, incontrarsi, parlare, confrontarsi e cantare. E qua ci aspettiamo un bel pezzo musicale. Gli allevamenti intensivi di oggi
e tanta attenzione alle giovenche. A proposito, avete mai sentito questo proverbio? L'unica cosa migliore di una mucca è un uomo, a meno che non ti serva il latte. L'ha scritto un uomo. Dicevo, tanta attenzione non veniva dispensata alle donne che nei bei tempi andati a volte partorivano da sole nei campi, continuando a lavorare sino al termine della gravidanza, senza ricevere particolari attenzioni. E in questo caso forse è difficile dire nei bei tempi andati, di leggende, di creaturini. Hai sentito? E si sprangavano porte e finestre per paura di incontri molto particolari. Chi si recava verso sera nei boschi molte volte raccontava di aver intravisto nelle giornate molto ventose o con nebbia o temporale un essere metà uomo e metà animale. Sì, è bipede, eh? È bipede, non molto alto, al massimo 80-90 centimetri, pelo rossastro tipo volpe, ma con la spina dorsale molto visibile, zampe e mani artigliate, insomma una testa rotonda, rasata, con la bocca molto grande e i denti visibili, aguzzi, insomma velocissimo, è capace di compiere lunghi salti e anche carnivoro. Mio nonno mi raccontava che un signore della Val Curone con il suo cane si trovava per Tartufi. Era una giornata ventosa, eh? Ad un certo punto l'uomo, non vedendo più il cane, cominciò a chiamarlo e dietro un dosso vide in lontananza uno strano animale che correva a due zampe e tra le mani teneva stretto il suo cane che mai più avrebbe rivisto. E l'hanno rivisto recentemente. Sembrerebbe stato avvistato nelle faggete tra Bruggi e Montechiatto. In pochi osano pronunciare il nome di questa creatura, ma pare che si tratti del cangalo. Beh, c'era chi diceva che in quel di Cartasegna c'era un'ombra misteriosa che puniva i cattivi e riparava le ingiustizie. Un giorno un uomo, tornando a casa verso sera, sentì il rintocco vespertino dell'Ave Maria che, oltre a chiamare a raccolta i fedeli, imponeva loro di non maltrattare creature viventi. Incontrando un gatto, egli istintivamente gli diede un calcio e subito si accorse che un'ombra lontana lo seguiva. Se lui si fermava, anche l'ombra si fermava. E se lui affrettava il passo, anche quella lo affrettava. Un certo senso di angoscia lo assalì. Ma al Kutayun, la croce baluardo sicuro contro ogni male, l'uomo tirò un sospiro di sollievo, anche perché la presenza alle sue spalle non c'era più. E fu proprio alla croce del Kutayun che la sua schiena venne colpita violentemente. Pazzo di terrore, l'uomo corse a casa, gli venne tolta la camicia. E chiaro apparve il segno delle cinque dita di una mano, segno che egli si portò sino alla tomba. Ciao. Thank you.
o i prati come questo, durante alcuni periodi erano usate per la lavorazione del grano, ma nelle giornate di festa venivano trasformate in balli. I vestiti dei ballerini erano quelli un po' meno lisi, quelli della festa, ma le scarpe erano quelle dei campi. E i suonatori qua a Cartasegna venivano da fuori, spuntavano dal Piasu, le terre sopra il paese, e si fermavano presso la canonica. A pranzo erano ospitati dalle famiglie di Cartasegna e nel pomeriggio riprendevano a suonare nelle aie del paese per finire al ballo. Allora il ballo, così dicono le sacre scritture, si inizia generalmente con una serie di valzer. Oh, mi correggerete, voi. Mazurche e poi polche. Osserviamo i ballerini più anziani, anche in un semplice valzer ed ancora di più nella mazurca, notiamo il portamento eretto, i passi staccati e ritmati e le ginocchia morbide. Ma è nella polca che i danzatori ci stupiscono ballando a saltini. Non accade spesso, ma se a ballare in coppia sono due uomini, abbracciati all'altezza della vita, possiamo assistere alla loro sfida. A colpi di salti, piegamenti, battute, incroci e si balla fino a notte inoltrata. Sì, la notte è ancora lunga e ad alternarsi con le suonate di liscio da pif ci sono anche le monferrine e poi le gighe e addirittura le gighe a quattro. Vai. Un jukebox. Chi è che la balla? È a 4. Stiamo, dai. No, ma arrivano. Ci siete? Noi ci siamo. No. Quindi sta fermo te.
E anche un po' commossi. Poi il batticosa, quasi una sfida tra suonatori, che però oggi cantiamo, non la suoniamo. Non la cantiamo neanche, ho saputo adesso. Quindi la suoniamo. Non la suoniamo, la cantiamo. Che facciamo? Cantiamo la biondina dedicata alla povera donna. Cantiamo la biondina, che era bionda. Anche perché non è l'ultima tappa, ma il bacicillo canteremo alla fine. Poi dammi una mano, mia biondina, che sono ogni lato corazzo, e sto avanti
che ricordava lo scampato incendio del paese durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le truppe tedesche trovarono dei partigiani a Cartasegna. I vecchi raccontano che Don Celestino, parroco di allora, si assunse la colpa di quanto successo e riuscì poi a liberarsi grazie all'intervento dei partigiani. Nell'inverno del 44, la Val Borbera ha subito un terribile rastrellamento che non ha risparmiato neppure Cartasegna. Il rastrellamento venne condotto dalle truppe nazifasciste e dalla 162esima divisione fanteria Turkestein, i cosiddetti mongoli, accompagnati dalle brigate nere e dalle divisioni fasciste. Mi ricordo che un mongolo arrivato in paese decise di farsi una scorpacciata e si mangiò la bellezza di 28 uova razziate a un contadino e le buttò giù con una bottiglia di vodka. Gli venne un colpo e fu sepolto nel cimitero dietro la chiesa. Durante il rastrellamento il paese fu sottoposto ad ogni sorta di razzia. I mongoli, per definizione, arrivano da lontano. Tra la fine del 42 e l'estate del 41 e l'estate del 42, i comandi tedeschi organizzano le legioni dell'Est, formate da prigionieri sovietici. Pensa che è impossibile se non smettono di cantare. Facciamone arrivare, dai. Prima abbiamo un corso tanto. Sono i mongoli? Sono mongoli. Non sono mongoli, sono peggio dei mongoli. Organizzano le legioni dell'Est formate da prigionieri sovietici, tutti galeotti. Nasce così la divisione Turkestan, composta da prigionieri kalmucchi, uzbeki, azerbaigiani, tartari, ucraini. I mongoli, volti rotondi e giallastri, bruti, piccoli, non rognosi asiatici, mi ricordo il loro ululare come di un branco di bestie scatenate sulla preda. A Varzi, i partigiani tenteranno un'ultima resistenza all'avanzata delle truppe naziste il 14 dicembre. È l'ultima sconfitta per cui pagheranno anche le donne di Giovà, Pei e Torre, che vengono fatte sfilare perché ogni belva possa farne scelta. Donne di 70 anni e più, così come spose in evidente stato interessante, vengono violate. Ragazze e maritate sono ripetutamente violentate, mentre il padre, i fratelli, il marito sono tenuti a bada con le armi in pugno. Quanti sono questi tristissimi casi? È difficile precisare perché una gran parte delle donne, passato lo sgomento per la violenza, ha cercato di tenere nascosta l'onta subita. Certo però sono molti. Le donne violentate in queste valli sono comparabili a quelle delle truppe marocchine in Lazio. I mongoli,
hanno fatto quello che hanno voluto per 3 mesi, da novembre a gennaio. Solo in Valluretta sappiamo di 30-40 donne violentate ed è la valle più piccola. Se aggiungiamo Val Trebbia, Val Tidone, Val Nuro e Altrepò Pavese, superiamo migliaia di casi noti. E poi ci sono quelli di cui mai si è saputo. Il 2 dicembre del 44, Don Alessandro De Tommasi scrive: le gravi voci di violenza sulle donne da parte delle truppe germaniche comprendenti uomini di ogni nazionalità vengono confermate da una circolare segreta inviata dall'autorità agli ospedali, in cui si autorizzano gli aborti per far scomparire le prove della violenza. Insomma, nel pieno del rastrellamento, l'autorità fascista della prefettura di Pavia si preoccupava della questione. È verosimile che fossero a conoscenza di quello che stava accadendo, e cioè di cosa facessero i mongoli inviati in queste valli dagli eserciti nazifascisti? Secondo diverse testimonianze sì, ma l'importante era che tutto rimanesse segreto. Anche i partigiani preferirono il silenzio, nonostante alcuni diari raccontino di bandi affissi nel marzo 45 per invitare le donne violate a presentarsi all'ospedale. Ma non ci fu e non ci poteva essere una scelta politica o pubblica sullo stupro. Se aborti vi furono, non ne resta traccia ufficiale. Lo stupro, ancor più della scelta di campo, fu una questione privata da seppellire nel fondo delle cantine. A queste poverette rimase solo l'onore del silenzio. Yeah.
Grazie. Bravi. Dopo lavoro di un tempo, qui nel 57 è comparsa la prima televisione e gli abitanti, e non solo, venivano anche dai paesi vicini per poterla vedere. Avevano come usanza di fare pagare un piccolo contributo di 2 scudi che corrispondevano a 10 lire accantonate per poi pagare a Carrega il canone di allora. Nell'aia del Cadebasso avveniva la trebbiatura e nei periodi di riposo i ragazzi ci giocavano a pallone, anche se i proprietari delle cascine attigue erano contrari perché preoccupati della fragilità dei tetti in paglia. In alternativa i giovani andavano a giocare a pallone nel prato della Ravessa, ormai trasformato in un bosco a causa dell'abbandono. La coscienza umana oggi onora la terra. Nel tempio dei monti innalzasi un'està sacerdotale. Il canto. Io parto per l'America, uno basti per me. Parto col cuore contento di non vedere niente. Parto col cuore contento e l'1 e 4.